Fratelli carissimi, in questa domenica anche noi ci troviamo in questa valle di Sichem, così importante per la storia di Israele. La valle di Sichem dove si è dato questo dialogo tra Giosuè, capo, successore di Mosè, e il popolo. Un popolo che stava in mezzo ai pagani, in situazioni difficili. I loro padri avevano adorato dei stranieri. Loro sono stati strappati dalla menzogna, hanno una storia di salvezza alle spalle, gratuita, un'esperienza profonda dell'amore di Dio, gratuito, per questo popolo che non era popolo, questo popolo schiavo durante 400 anni nell'Egitto. Dio ha sentito il grido di dolore di questo popolo ed è sceso attraverso Mosè, figura di Cristo, per liberarlo dall'Egitto. E si trova a Sichem, Sichem dove c'è il pozzo di Giacobbe, Sichem dove Gesù incontra la Samaritana. Questo episodio importantissimo, dove si dà lo stesso dialogo in fondo tra Gesù e questa donna samaritana, e questo stesso dialogo oggi si dà tra noi e il Signore. Siamo in un'assemblea, siamo nel corpo di Cristo, abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Siamo la sposa di Cristo, tu sei parte della sposa di Cristo, io oggi sono parte della sposa di Cristo. E lo sposo viene con un amore infinito e dice: ma allora mi ami tu? Dice alla donna samaritana: dammi da bere. Tu hai da dare da bere al Signore? Cioè, tu puoi saziare la sete di Cristo? No. Il Signore dice: bene, io ti darò acqua viva. Io sono la fonte della vita. Io posso darti un'acqua per la quale tu non devi più tornare ad attingere ogni giorno, a sforzarti, a cercare di mettere a posto i cocci della tua vita, a cercare di risolvere quella situazione, quell'altra. Io ti do la vita. Dice: dammi sempre quest'acqua, dice la samaritana. Come dicono qua, noi serviamo te, serviremo solo il Signore. Abbiamo davanti ai nostri occhi quello che lui ha fatto con noi. Il Signore dice alla Samaritana: sì, io ti do quest'acqua, ma tu prima vai a chiamare tuo marito. Così dice, in questo posto, a Sichem, e oggi lo dice qui a me e a te, in questa chiesa. E lei dice: ma non ho marito. Dice: non ho marito. E il Signore le dice: hai detto bene, non hai marito. Hai avuto cinque mariti, e quello con cui tu ti accompagni non è tuo marito. Cinque mariti, cinque popoli con cui confinava Israele, la Samaria al nord, con cui avevano traffici, gli idoli, lo stesso che viene in questa parola. Tu hai avuto nel cuore molti idoli e quello con cui tu stai oggi non è veramente tuo marito. Dio, o se vogliamo il Signore nostro Gesù Cristo oggi, non è tuo marito, non è mio marito. Cioè la tua vita non sta messa completamente in Lui. Questo dice oggi il Signore. Per questo soffri, per questo hai delle zone nella tua vita dove in fondo non credi. Proprio quello che dice il Signore nel Vangelo. Non credi che Lui ha potere oggi nella tua vita. Questo linguaggio è duro, dicono i discepoli che mormorano dentro di sé. Il Signore aveva fatto tutto quel discorso meraviglioso sul pane della vita, che è la stessa cosa che ha detto alla Samaritana: io sono il pane della vita. Chi mangia di questo pane ha oggi la vita eterna, dice il Signore. Cioè oggi tu hai vita eterna. E se hai oggi dentro vita eterna, tu puoi entrare nella situazione più assurda e stare in pace e riconoscere in ogni situazione difficile, in ogni sofferenza, in ogni persona che si mette contro di te, nella precarietà, tu puoi riconoscere lì il luogo dove sposarti con il Signore, cioè abbandonarti a Lui, donarti a Lui. Sono un criterio completamente rovesciato da quello che tutti noi abbiamo. Dice: ma è duro questo. E questa parola duro è la stessa della durezza di cuore, la sclerosi. Questa incapacità di muoversi che c'è nel nostro cuore e nella nostra mente. Questo linguaggio, questo logos, questa parola è dura. Cioè tu, Signore, sei duro. Lo pensi anche tu. Lo penso anche io tante volte di fronte a certe situazioni. Ebbene, oggi il Signore dice: ma cosa hanno visto i tuoi occhi? Dice qua: sembra male ai vostri occhi servire il Signore? Ai tuoi occhi. E poi dice: noi abbiamo visto, i nostri occhi hanno visto i prodigi del Signore. Per questo scegliamo Lui. Abbiamo visto quello che ha fatto per noi. Allora oggi, in questa messa, in questa Eucaristia, che è essenzialmente memoriale dell'opera di Gesù Cristo, cioè ricordo, memoria e attualizzazione del suo mistero di Pasqua, cioè del suo mistero d'amore per te, oggi puoi vedere davanti alla tua vita, come ogni giorno, quello che Dio ha fatto per te. Il Signore Gesù Cristo non è uno sposo che viene al buio e dice: vieni con me. È uno sposo meraviglioso che ti fa innamorare con le opere di misericordia che ha verso di te, gratuita. Tu hai queste opere di misericordia che ha fatto il Signore nella tua vita? Le puoi elencare oggi? Hai un quaderno dove scrivi questo, 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 questo? Lo puoi dire? Non c'è un oggi senza un ieri, eh?
Dice, oggi io non posso credere, oggi io non posso non indurire il cuore se dietro di me non c'è una storia di salvezza. Il demonio ha questa mira, farti dimenticare l'opera di Dio nella tua vita e sottolineare le sofferenze interpretandole come inadempienze di Dio, momenti e luoghi dove Dio si è dimenticato di te o non ha fatto quello che tu volevi. Questa è l'opera del demonio. Un bambino che sta male agli occhi umani e Dio che si è dimenticato, che ci voleva là? Ah, così, un bambino sano. E allora? Perché? Tuo marito così, tua moglie così, i tuoi genitori così e poi possiamo continuare. Il mio fisico, il lavoro, la storia della mia famiglia, la povertà, che si sono separati, tutta la storia interpretata dal demonio all'incontrario. Per cui i tuoi occhi sono accecati e non hai più davanti l'amore di Dio. Per cui è chiaro, come puoi donarti a Lui? Come puoi scegliere Lui? Se il demonio ti inganna, sei fritto. Per questo abbiamo bisogno della Chiesa, abbiamo bisogno di stare nella Chiesa dove si sperimenta quello che dice San Paolo, la pagina più rivoluzionaria e più trasgressiva in questa generazione. Mogli, siate sottomessi, eccetera. Questo è assurdo, questo è proprio, questo è femminicidio puro, già femminicidio paolino. Bisognerebbe strappare questa pagina perché oggi se la leggi, non so, in televisione da qualche parte ti mettono in galera. Sottomettersi significa credere, nessuno lo sa, ma la parola sottomettersi è la stessa cosa di fede. Mettersi sotto la protezione, questo è il verbo originale. Mettersi sotto la protezione, la fede, credere in ebraico e in greco, è appoggiarsi. Non è una cosa mentale soltanto, non è una cosa sentimentale. È prendere un bastone e appoggiarsi per entrare nella storia. Sottomettersi significa avere fede, cioè mettere la mia vita nelle mani del più forte. Però per farlo, oggi il Signore viene e ti dice: ricorda quello che Lui ha fatto nella tua vita. Ricorda almeno un fatto dove tu hai sperimentato il suo amore, dove tu hai sperimentato che questo linguaggio non è duro, questo linguaggio è molto molto serio. La parabola dei talenti, vi ricordate? Quello che ha un talento solo, che lo mette sottoterra e vive una vita grama, una vita consegnata agli idoli, che cosa fa? Lo mette sotto, perché? Perché hai fatto questo? Gli chiede il Signore, il re, il padrone. E lui dice, io so che tu sei un uomo duro, ho avuto paura, che poi quando vieni mi fai nero, se il rapporto religioso, naturale, religioso che noi abbiamo con Dio, tu hai paura? Perché è un uomo duro, questo linguaggio è duro, cioè amare è un linguaggio duro per chi non ha conosciuto l'amore, per chi ha dimenticato l'amore di Dio nella sua vita. Allora che il Signore ci dia oggi in questa liturgia questa grazia, oggi aprire gli occhi sull'amore di Dio, guardare questo bambino, guardare Ludovico e dire questo è l'amore di Dio. Questo è l'amore di Dio. Si possa correre i 100 metri in 9 e 8 come Bolton? Quello non è amore di Dio. L'amore di Dio è dove noi possiamo trascenderci e donarci, perché Lui ha vissuto per noi la donazione totale. Lui ti ama così come sei oggi. Lui ci ama infinitamente, ha dato la vita per noi, dice San Paolo. Ha dato la vita per la sua Chiesa, per te, per me, per la sua sposa, per renderla immacolata. Anche se tu oggi sei entrato qui adultero, anche se tu sei entrato qui con un cuore doppio, anche se io sono entrato qui sporco, lurido, Lui oggi dà il sangue per te, senza chiedere nulla in cambio, ti ama infinitamente. Se hai questa esperienza di oggi, apri i tuoi occhi, guardi questo amore e dici, Signore, io sono duro, Tu mi ami infinitamente, dove andare lontano da Te? Dove? Tutte le altre cose mi deludono. Cerco, sto lì come le galline, cercando di qua e di là qualcosa da mangiare, non mi sazia nulla. Solo Tu, solo la Tua vita, la Tua acqua. Signore, ecco i miei 5 mariti, ecco il marito che oggi, butto via tutto. Tu e Dio, puoi fare oggi Tu questa alleanza con Lui? Lui ha preparato tutto per te. Allora che oggi possiamo uscire da questa Eucaristia con questo cuore rinnovato, cioè, Signore, io sono quello che sono, abbi pietà di me. Colma la mia vita, fammi sperimentare il tuo amore, apri i miei occhi sul tuo amore. Non chiedo niente, guarda, qua non ci sono moralismi, non ci sono leggi, non è che devi fare, devi pensare, non niente. Solamente una cosa, apri gli occhi, Signore, sul tuo amore. Aprimi gli occhi sul tuo amore, veramente che io veda quante volte nella mia vita, nella vita della mia famiglia, nella vita dei miei figli, nella mia vita, tu hai avuto pietà di me. Avresti potuto polverizzarmi
e invece mi hai amato con infinita misericordia, hai avuto pazienza, hai pazienza oggi con me. Dammi, Signore, questa certezza nel fondo che Tu mi ami. Dammi la Tua vita, dammi quest'acqua, dammi il Tuo corpo, la Tua carne, dammi di essere unito a Te come una sposa e unita al suo sposo, che io possa lasciare mio padre e mia madre, come diceva San Paolo, e unirmi con Te, lasciare la carne, lasciare i miei progetti, lasciare i miei criteri, tutti infettati dalla menzogna del demonio, e possa aprire gli occhi della fede sulla mia vita, e abbandonarmi completamente a Te, seguirti, Signore, non lasciarti più, aggrapparmi a Te, sottomettermi a Te, vivere unito a Te. Questa è la vita eterna qua, questo è l'amore infinito di Gesù Cristo che oggi viene come uno sposo e dice il cantico, no? Attirami dietro a Te, corriamo, che io non vada più sperduto dietro a falsi compagni. Allora coraggio, come una sposa, rispondiamo a Lui, rispondiamo a questa dichiarazione d'amore del Signore di oggi e lasciamoci trascinare da Lui in una vita nuova. Oggi può cambiare la tua vita, oggi puoi uscire da quell'Egitto. Oggi puoi vedere i prodigi nella tua vita. Lo credi? Cioè appoggi totalmente la tua vita in Lui, in colui il quale ti ha amato, vedrai meraviglie. Non lo fai, rimarrai chiuso nell'Egitto, rimarrai come questi che hanno lasciato il Signore, non hanno smesso di seguirlo. Non, Lui non smetterà di amarti, Lui non smetterà di seguirti col suo sguardo come ha fatto con il figlio prodigo, ma che cosa soffrirai? Solo Dio sa quello che soffre una persona lontana da Cristo dopo che ha gustato il suo amore. Allora coraggio, e oggi possiamo convertirci, cioè alzarci, risuscitare con Cristo e consegnare la nostra vita a Lui. Quando adesso riceveremo il suo corpo, diremo: Signore, eccomi, prendi la mia vita, fa di me quello che Tu hai pensato, abbellisci, lavami, fammi tua sposa, fammi una sola cosa con Te. Non desidero altro, Signore, perché Tu solo hai parole di vita eterna, cioè la Tua parola mi dà la vita che non muore già qui, perché possa puntare, come diceva la preghiera Colletta, i miei occhi sulle cose che ci aspettano, sul cielo, di cui possiamo pregustare le primizie dolcissime già qui sulla terra, laddove è impensabile, laddove il mondo dice che è tutto un fallimento, lì sulla croce con lo sposo.